Un saluto e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. È il venerdì in cui comincia l'undicesima edizione della Leopolda ed è una kermesse importante che noi abbiamo raccontato negli anni e che ha visto cambiare in qualche modo tante persone che soprattutto in questa zona, nell'area fiorentina, nell'area toscana, hanno contribuito prima a dare linfa nuova al Partito Democratico, insomma con una visione ovviamente riferita al leader Matteo Renzi e poi dopo cambiare, uscire dal Partito Democratico, entrare in un nuovo partito, dar vita a un nuovo partito che è Italia Viva. Quale sarà la prospettiva di quel partito, ma poi in realtà di un'area, diciamo così, che si rifà al riformismo, forse anche con nuovi obiettivi? Lo si capisce spesso attraverso le Leopolde, quindi vedremo di capirne di più anche nei prossimi 3 giorni, visto che fino a domenica si andrà avanti con questa kermesse. Ne parleremo però anche questa sera. Mi fa piacere avere in studio un rappresentante di Italia Viva, che è il sindaco di Marrazzo, di Tommaso Triberti. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E buonasera e benvenuto in collegamento al giornalista del Corriere, il collega Claudio Bozza. Ciao Claudio, buonasera e benvenuto anche Buonasera a voi, grazie. a te. Allora, facciamo così, partiamo dalla scheda di Chiara Valentini che ci racconta più o meno come si svolgerà, proprio come dire, programma alla mano, la Leopolda di quest'anno e poi torniamo in studio. Si apre stasera la Leopolda numero 11 nella vecchia stazione di Porta al Prato, diventata dal 2010 l'officina del renzismo. 11, anche se è il dodicesimo anno, perché nel 2020 fu in forma ridotta come tempi e come presenze. Non si conta, ma ci fu, nonostante la pandemia. Quest'anno si torna ai 3 giorni, con presenze ridotte per il distanziamento e palcoscenografico. Radio Leopolda, il leitmotiv stavolta. 8.000 per ora i preiscritti e nessun maxi schermo all'esterno per chi non riuscirà ad entrare. Apre stasera alle 20.30 Matteo Renzi, previsto anche il presidente del CONI, Malagò, mentre domani ci saranno i consueti tavoli tematici la mattina e il parterre di ospiti e interventi nel pomeriggio, con Nardella e Gianni che interverranno, dicono, solo per un saluto istituzionale, e la presenza di alcuni sindaci amici della Leopolda, tra cui il milanese Beppe Sala. È probabile anche un monologo di Renzi sulla vicenda giudiziaria Open. Certamente saranno sue le conclusioni della kermesse domenica mattina. Insomma, stessa cornice e programma incerto fino all'ultimo, come sempre, ma il tema politico di quest'anno è il grande centro che Renzi e i suoi vorrebbero guidare. E se sono state bollate come sciocchezze le voci di un superamento di Italia Viva, lanciata proprio da qui nel 2019, il messaggio che arriva dallo Stato Maggiore renziano è: se da una parte il PD va con i populisti grillini e la destra si radicalizza verso i sovranisti, nel mezzo ci siamo noi, liberali, riformisti e moderati, PD compreso, sono avvertiti. Nel mezzo, quanto nel mezzo c'è Italia Viva, c'è Matteo Renzi, lo chiedo innanzitutto a Claudio Bozza, poi ne parliamo ovviamente anche con Triberti, perché questo sembra essere un po' il tema, no, di questa Leopolda. Da una parte ci sarà sicuramente la difesa, diciamo così, sul caso Open, ma dall'altra ci sarà, o almeno molti vedono in questa Leopolda, la possibilità di uno spostamento, diciamo così, di Italia Viva o comunque di cercare di andare a prendersi quella parte di centro, che oggi è molto affollata, diciamo così, almeno nelle intenzioni. Prevede anche te che sarà così. Allora, innanzitutto dobbiamo partire da una notazione importante. Renzi in questo momento fa politica da oltre 25 anni, a questo punto mai come adesso era finito nell'angolo. L'ex premier è finito nell'angolo sia per quanto riguarda, diciamo, i consensi che Italia Viva è riuscita a catalizzare, non è un mistero che ci siano dei sondaggi che attestano il partito anche sotto al 2%, ma soprattutto a fare molto male mediaticamente è l'inchiesta sulla Fondazione Open. Quindi è un momento di estrema difficoltà per Matteo Renzi, che però io credo anche stavolta cercherà di fare una mossa del cavallo che l'ha contraddistinto fino adesso, soltanto che adesso la sua potenza di fuoco si è molto limitata. Ecco, chi si aspetta che Renzi lasci la politica in questa situazione, secondo me si sbaglia di grosso. Renzi proverà a rilanciare, rilancerà ancora una volta, lo farà però per la prima volta da una posizione di estrema debolezza. È l'unica chance che c'è appunto in prospettiva, anche facendo leva sul fatto che molti altri cespugli di questa area, Lib Dem o
lib e basta, chiamiamola, dovranno garantirsi un futuro. Ricordiamoci che il prossimo Parlamento avrà 345 certo. eletti in meno, sono 145 posti in meno, quindi già a cose normali sarebbe stato molto molto difficile piazzare i propri rappresentanti tra Camera e Senato. Il prossimo giro lo sarà ancora di più. E cos'è che rende ancora più ardua questa sfida? Servono voti, voti che al momento sono frastagliati in molti cespugli. Ecco, fermati, e quindi... fermati lì. Sì, sì, no, fermati lì perché poi intanto andiamo avanti e lo riprendiamo, ci sono già tanti temi in quello che dicevi, volevo girarli a Triberti. Da una parte la debolezza del leader, lo ricordava Claudio Bozza, sia nei sondaggi sia per quello che sono, insomma, diciamo così, le inchieste che in qualche modo vedono protagonista la sua fondazione, ma soprattutto dal punto di vista politico, su quello ci concentriamo oggi. Dall'altra la mossa del cavallo, quale potrebbe essere? Qualcuno nei giorni scorsi aveva detto sarà la Leopolda in cui si supererà Italia Viva. Probabilmente non sarà così, lo ha detto lo stesso Renzi, ma che cosa sarà allora? Ma allora io intanto partirei dal fatto che io tutta questa debolezza del leader non la vedo, capisco quello che veniva detto, ma insomma mi pare che i sondaggi a me non me l'hanno mai appassionato particolarmente, però su questi ultimamente si fa politica sempre di più e quindi continuiamo a guardarli, però nei fatti concreti poi alla fine tutta questa debolezza, si sono cambiati due governi con questa debolezza e quindi mi sembra un po' anomalo definirla debolezza in termini politici. Beh, sono operazioni prettamente parlamentari. Sono operazioni parlamentari, però sono operazioni che hanno indirizzato la politica di questo paese. Quindi se parliamo di debolezza, allora parliamo di debolezza sui sondaggi, è debolezza dei sondaggi, cioè quello che ti dà all'1,9, quelli che ti danno al 4, a me non hanno mai appassionato. Poi quando ci troviamo al voto, poi i numeri sono diversi anche in confronto ai 5 Stelle. Sindaco, abbiamo però, parlato chiaro dei sondaggi. Non ho sentito. Diceva Bozza, le ultime amministrative insomma, hanno parlato chiaro su quelli sono i numeri di Italia Viva. Sicuramente non sono il 2% i numeri di Italia Viva dalle ultime amministrative, visto che questi erano i numeri che venivano dati, ma hanno numeri diversi, ma al di là di quello ribadisco sì, anche perché le amministrative sono amministrative, però il dato vero che credo sia importante è che se si parla di debolezza politica, se te incidi nella vita politica di questo paese è tutt'altro che una debolezza politica, ma andiamo anche oltre se vogliamo andare oltre. La debolezza elettorale è quella sancita dai sondaggi, ma a me interessa più che altro capire dove si andrà, perché poi effettivamente, come diceva Bozza, Renzi ha questo nelle sue capacità, no? Spesso e volentieri esatto. Quello di cambiare il quadro anche per se stesso e anche per le tante persone che anche tanti leader o rappresentanti di partito che lo seguono. Insomma, quale sarà la direzione? Allora, quale sarà la direzione? Diciamo che è abbastanza evidente quale sia il campo sul quale andremo a ragionare. Si parla di spazio politico, si parla di spazio al centro. Io credo che il tema vero siano i contenuti che ci sono e un elettorato che ha bisogno di quei contenuti riformisti. Io centro non mi è mai, queste divisioni centro, destra e sinistra non mi appassionano, ma insomma usiamole per parlare per semplificare, però ecco, in quello spazio lì, in quella voglia di riformismo di cui questo paese ha bisogno, c'è uno spazio nel quale, una prateria nel quale puoi andare a fare politica per davvero. Diciamo che è lo spazio coperto dal Presidente del Consiglio, se la vogliamo dire. Cosa sarà da questa Leopolda? Questo qui lo sapete meglio voi di me, poi si scopre solo vivendo con Matteo, no? Sì, esatto, questo è un po' il tema. Spesso e volentieri le previsioni sulla Leopolda vengono disattese perché tutto cambia, però rimane un fatto, Claudio, no? Che effettivamente questo centro da una parte è molto affollato, è molto trafficato e tra l'altro a me mi capita di parlarne spesso, poi dico centro appunto per semplificare perché poi oggi una parola è a nessuno piace, tutti vogliono chiamare l'area riformista, poi cercheremo di capire anche come si contrappone eventualmente a una base riformista che è una corrente del Partito Democratico che esiste, che evidentemente però appunto sta dentro il Partito Democratico, anche in quello di Letta. Ma ti chiedo, se parli con Mallegni, lui dice sì, Calenda, Italia Viva, tutti stiamo tutti insieme, ma se vengono dentro l'albero del centrodestra, lo stesso dice Toti, lo stesso dice Renzi, insomma tutti vogliono tutti, ma lo vogliono sotto la propria bandiera. Questo di per sé è un problema, no? Ecco, per rispondere a questa tua domanda menzionerei un'intervista che ho fatto nei giorni scorsi al Presidente della Commissione Finanze
di Italia Viva, un esponente di Italia Viva, appunto Luigi Marattini, mi dice anche se, cioè, chiaramente lui è ben convinto che si debba costruire un nuovo contenitore politico, bisogna però prima che i 15 aspiranti leader si mettano d'accordo. Ecco, questa sua battuta mi pare, diciamo, che dica più di ogni altra cosa. Ci sono tanti leader in campo, tanti cespugli, che ne so io, c'è il Centro Democratico, c'è la parte, diciamo, critica rispetto a Berlusconi all'interno di Forza Italia, c'è Azione. Ecco, già menzionando Renzi e Calenda in questo ipotetico nuovo centro di cui si parla, si torna a parlare ciclicamente, appunto, di questo spazio politico che però finora non ha mai, diciamo, trovato una, diciamo, una costruzione politica concreta. Dopo che è morta la DC, il centro io non l'ho più rivisto seriamente in Italia. Ecco, senza stare a menzionare, che ne so, le varie Bonino, della Vedova, di Più Europa, e mettendone mettendo altra carne al fuoco, basterebbe già menzionare i nomi di Calenda e Renzi. Ecco, sì, sì. Mi sembra che ci siano già troppi galli nel pollaio. Poi è vero che, specie dopo l'esperienza di Draghi, che personalmente io spero prosegua per il bene del nostro paese il più a lungo possibile, è chiaro che c'è un nuovo spazio politico da accaparrarsi, perché credo in egual misura che anche la spinta propulsiva all'interno di Forza Italia sia ormai esaurita. Ecco, allora, sì, no, è chiarissimo. È l'unica prospettiva questa del centro, però vediamo un po', poi servirà un gallo che sovrasti tutti gli altri, ecco. Sì, oppure tanti galli che facciano il passo indietro e ne rimanga solo uno davanti, ma insomma questa è una prospettiva ancora più difficile forse di quella che dicevi te. Tommaso Triberti, una domanda, no? Perché ci sono tanti in quest'area possibile di centro, diciamo così, o comunque nell'area riformista, che dicono guardate, a noi va bene, cioè facciamo un po' l'unito, però purché rimanga nell'alveo del centro-sinistra. Questo è un tema abbastanza importante, perché tante anche dei partiti, insomma delle formazioni, citava ad esempio Claudio Bozza, immaginano che in realtà, come diceva anche lei, magari non è appassionato all'idea di destra, sinistra e centro, degli schieramenti vecchia maniera, immaginano che oggi ci si debba dividere invece tra, diciamo così, riformisti e sovranisti, se uno la volesse dire in maniera larga, e quindi quella sorta di maggioranza Ursula di cui si è parlato a volte. Chiaramente questo vi porrebbe per forza, porrebbe Italia Viva e i partiti che comporrebbero quel centro in una logica di centro-sinistra, dove inevitabilmente si deve finire per dialogare anche con il PD, che oggi fa capo a Letta, e anche con il nuovo 5 Stelle di Conte. È una opzione, oppure per voi è troppo Italia Viva, è troppo il Movimento 5 Stelle, troppo Conte, troppo vicino al Partito Democratico? Ma non è la questione di chi è vicino a chi, è la questione che cosa si va a fare. Allora, il campo è abbastanza, l'abbiamo detto prima, è vasto, è ampio per metterci dentro dei contenuti, per rappresentare quelle che sono le istanze, le esigenze, i bisogni di un paese e dei suoi cittadini. In quello c'è bisogno intanto di coalizzare, di fare lo sforzo di stare insieme, di raccontare un disegno comune che poi non è tanto lontano, perché se quelle piattaforme, o meglio quei partiti che hanno le proprie piattaforme di cui parlavate prima, hanno un disegno che è molto simile tra di sé, quindi c'è questo passaggio da fare. Dopodiché l'alveo è quello del centro-sinistra, ma è chiaro, si è detto più volte, non coi sovranisti e non coi populisti. Ora io credo che nel Partito Democratico ci sia una tendenza, il Partito Democratico nasce per un altro motivo, nasce con una visione ben diversa, riformista, magari questa è diciamo, si è un po' annacquata, quello può anche darsi, però io credo che alla fine lo spazio politico sia quello, Italia Viva starà in quel centro-sinistra lì, non coi populisti, quindi mi pare che sia evidente, insomma è fatica stare coi 5 Stelle che il più delle volte rasentano il populismo. Però questo, Claudio, è un problema, no? Perché insomma è anche un problema, secondo me, stando a quelle che sono oggi le percentuali di possibilità, di chance di governare davvero questo paese, perché probabilmente né il PD e Conte, diciamo il Movimento 5 Stelle di Conte, insieme da soli riuscirebbero a governare, dovrebbero farlo forse con quel polo centrista laddove si venisse a creare. Però se, come dire, ci sono delle istanze, come diceva Triberti, che non possono
per forza stare insieme a una logica anche proporzionale, ma comunque una logica dove dietro ci sia anche Conte, beh, risulta tutto più difficile, no? Allora, innanzitutto la logica proporzionale al momento non c'è e io credo che difficilmente ci sarà. C'è un problema, come dici tu, e il problema è appunto, riguarda però Italia Viva, che andrà a trattare da una posizione, diciamo, di debolezza, perché i numeri sono quelli che contano. Quando ci si siede a un tavolo delle trattative, ci sarà Enrico Letta, che chiaramente non è mai stato tenero e mai lo sarà con i renziani, e dall'altra parte c'è un Giuseppe Conte altrettanto debole, diciamo, come dimostrano le votazioni per la scelta del capogruppo al Senato. Sì, si sta sempre più dimostrando un generale senza esercito, però il Movimento 5 Stelle continua nei sondaggi ad avere il suo 15%, è chiaro che non è più il 34% di primo partito delle elezioni del 2018, però l'alleanza parte, mi pare, io non sto a dire se è giusta o sbagliata, però dobbiamo partire da un dato di fatto: l'alleanza è tra Letta e Conte, tra il Movimento 5 Stelle e il PD, sono loro che dettano le regole. Se poi Italia Viva, io credo che alla fine troveranno un accordo, ci starà bene, se no io non escludo sorprese. È chiaro che dipenderà da quale sarà la legge elettorale, però io credo che molto probabilmente si andrà a votare con il Rosatellum. Questo obbligherà, diciamo, tutte le forze politiche a dichiarare a priori le proprie alleanze, cosa e appunto in base a come verranno impostati questi accordi con le forze politiche preponderanti, si potranno fare accordi per avere, che ne so, 5-6 rappresentanti alla Camera o 3 o 4 senatori a Palazzo Madama. Ecco, non mi sembra una grandissima prospettiva. Però, scusami, questa è la prospettiva più rosea. Sì, no, però scusami, allora il tema credo che sia un altro, giustamente poi dopo si fanno tutti i numeri, i conti, la legge elettorale, non legge elettorale, ma il tema è un altro. Le alleanze si fanno per andare dove? Per costruire che cosa? Credo che oggi la politica ci abbia sempre dimostrato, oggi ancora di più, visto la maggioranza di governo che c'è in campo, che alla fine si deve prevalere qualcosa, un'alleanza, un percorso fatto con qualcuno. Ovviamente nessuno può pensare di bastarsi da solo. Però il tema vero è un altro, il tema vero è l'alleanza si fa per fare cosa, per andare dove? Italia Viva ha dimostrato molto semplicemente anche alle amministrative che dove c'è un percorso che ha un senso, che va nel solco del riformismo, nel solco di quello che si era costruito finora, Italia Viva c'è. Dove si va invece verso un'altra direzione, Italia Viva non c'è. Quindi il tema vero è dove andiamo a fare che cosa. Se andiamo a fare che cosa, poi dopo le alleanze si costruiscono, debolezza, forza, tutto quello che volete, ma dopo che abbiamo deciso da che parte si vuole andare, perché sì, sennò è anche un discorso di sintesi, soprattutto in un periodo in cui il quadro politico è molto frastagliato, no? Perché fino ad oggi Italia Viva, forte anche insomma, dei numeri in Parlamento, è riuscito in qualche modo a far venire Conte, a fare l'accordo con Conte per farlo arrivare quando c'era Salvini, poi dopo a far arrivare Draghi quando invece c'era Conte, ma un domani, soprattutto quando si andrà a elezioni, evidentemente o si fa l'accordo, soprattutto se rimarrà quella legge elettorale prima, e quindi si trova la sintesi anche su posizioni, non per forza saranno quelle di Matteo Renzi. Su questo è ovvio, quando si sta insieme si fa una sintesi, si fanno degli accordi, ma si fanno degli accordi senza venire meno a dei punti chiave. Sulle infrastrutture cosa vogliamo fare? Sulle infrastrutture, no? Che cosa si vuole fare per questo paese, per l'economia di questo paese, che cosa si vuole fare? Allora, su questi sarà il ragionamento, come è stato per le amministrative. Dopodiché sarà Italia Viva o sarà un ambito più ampio, un raggruppamento, come è stato la Margherita Ghini, non lo so cosa sarà. Credo che oggi pochi lo sappiano, anzi forse nessuno lo saprà. Però è dove andiamo. Ovvio che in ogni alleanza si fa un compromesso, questo. Claudio, ti chiedo una cosa, quanto di questo c'è
come dire, anche nella partita, quanto si giocherà sulla partita o sulla pelle, se non la volesse dire male, insomma, del prossimo Presidente della Repubblica. Cioè, nel senso, tutti questi movimenti fino a un paio di settimane fa erano, se esistevano, erano molto sotto traccia. Oggi piano piano stanno emergendo, stanno venendo a galla. A che cosa porteranno? Perché spesso abbiamo visto che quando ci sono questi passaggi, cioè quello della fine del settennato del capo del Quirinale, insomma, le lacerazioni possono essere anche molto molto profonde. Allora, innanzitutto io partiamo dal presupposto che Renzi a questa Leopolda non annuncerà alcunché, anche perché non può annunciare la costruzione o comunque lanciare anche sotto traccia un nuovo contenitore politico senza aver fatto prima un accordo con gli ipotetici soci, ecco, più o meno di maggioranza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che proprio in vista del Quirinale questo contenitore potrebbe configurarsi o poco prima delle elezioni del prossimo capo dello Stato o subito dopo, perché tu menzionavi la Margherita, no? Il sindaco Triberti menzionava la Margherita nel 2001. Perché nasce la Margherita? Perché c'erano tanti cespugli di centro e insomma dintorni che avevano bisogno di mettersi insieme perché c'erano le elezioni da affrontare. Ecco, dopo l'elezione del capo dello Stato, se questo contenitore non venisse annunciato prima, dopo le elezioni per il Colle si vedrà come e dove e quando prenderà corpo questa ipotetica cosa di centro, ed è lì che ci si andrà a contare, ecco. Senti, solo una cosa ti volevo aggiungere, perché visto che facevamo riferimento, no, giustamente dicevi non si annuncerà nella Leopolda quello che sarà, quello che sarà eventualmente questo nuovo contenitore, e ci sono anche tanti galli nel pollaio, ma non è che poi a un certo punto, come pare di capire, si vedrà anche qualche strada alla Leopolda, la chiamata, diciamo così, o il collante potrebbe arrivare dall'estero, perché pare che insomma si mostrerà un video di Macron della nuova formazione, che immagina che è una formazione anche di stampo europeo. Non è che potrebbe essere, come dire, un grande contenitore anche più ampio rispetto ai confini italiani, a dare una casa, se non altro a dare un riferimento politico anche più alto? Quello che dici tu è perfettamente aderente alla realtà, ovvero far calare cioè diciamo come narrazione politica è bella, affascinante, però bisogna capire anche quella che sta avvenendo a Bruxelles, al Parlamento europeo, è un'operazione parlamentare, non è cioè è basata sugli ingredienti che sono in campo adesso, e quindi la torta la proviamo a fare così, la facciamo bella, la agghindiamo. Chiamiamo questo contenitore Renew Europe e tutte queste cose così, però poi la prossima torta si farà con ingredienti che sono totalmente sconosciuti, non si sa assolutamente quali e quanti saranno questi ingredienti, perché poi la politica, hai voglia, si fa con le idee ma si fa con i numeri. Ecco, quello che sta avvenendo in Europa è affascinante come narrazione, macroniani, non macroniani, Renew Europe, non Renew Europe. Ecco, sempre per utilizzare questa metafora esterofila, quello che dovrà fare Renzi adesso, quello che è obbligato e sarà obbligato a rifare Renzi ora è un rebranding, come dicono gli esperti di marketing. L'esperienza di Italia Viva, anche se il sindaco non sarà d'accordo con me, è finita, no? C'è bisogno di un nuovo contenitore. Non potrà certo annunciare 2 anni dopo nella stessa sede dove è stata annunciata all'inizio della Fondazione Italia Viva, non si potrà certo annunciare lì che Italia è morta. Ecco, però ci sarà tutta un'operazione di cui abbiamo parlato prima, che mirerà appunto a rendere più di nuovo competitivo, almeno minimamente competitivo nel mercato elettorale, questa nuova formazione, perché poi servono i voti. Sindaco, se volevo rispondere, poi le chiedo un'ultima cosa, siamo quasi in chiusura. Come tutto questo in qualche modo si riporta sul territorio? Lo si è riportato fino ad oggi nel rapporto, intendo, tra Italia Viva e il suo partito e gli alleati del Partito Democratico, alleati insomma sui territori, almeno per quello che riguarda la provincia di Firenze e la regione toscana, e come si riporterà nei prossimi mesi, visto che, come dicevamo, insomma, gli sconvolgimenti o comunque i terremoti, i sussulti potrebbero essere diversi e crescere nelle prossime settimane. Ma,
Io particolarmente morto non mi ci sento, detto così magari bene bene no, malanni di stagione, ma insomma particolarmente morto non mi ci sento. Credo che ci sia una grande opportunità, quello sì, quello che non condivido è che questo passaggio europeo di cui discutevate e parlavate non lo vedo come un qualcosa di calato dall'alto, credo un contenitore o dategli il nome che volete, che va a interpretare dei bisogni di oggi che fino a qualche anno fa non c'erano. Oggi io assisto a un dibattito abbastanza surreale sulla Lega che va nel Partito Popolare Europeo, poi invece no, va nell'estrema destra, con i 5 Stelle che oggi vogliono andare al Partito Socialista Europeo. Allora, il tema è in quella casa lì, che cosa ci, ribadisco, sono noioso, lo so, però che cosa ci andiamo a fare? Sì, credo che ci sia bisogno di quello spazio lì e di quell'area lì, quindi non credo sia un'operazione calata dall'alto, ma credo che sia un'operazione che viene fuori perché c'è un percorso, perché c'è un bisogno di interpretare un'area che forse prima non c'era questo bisogno perché altre forze, altri raggruppamenti erano in grado di rappresentare, di portare avanti quei bisogni, quelle idee di riforma. E oggi invece quello sta venendo un pochino meno. Quindi se sarà così anche in Italia non lo so, me lo auguro, noi lavoreremo per quello sia sui territori, come siamo insieme in regione, in città metropolitana e comuni di Firenze, sia sui territori che a livello nazionale, io mi auguro che noi si possa lavorare per quello. Vedremo, vedremo, e intanto vedremo anche cosa uscirà da questa Leopolda, lo sapremo, come dire, soltanto fino alla fine, diciamo, finché non seguiremo tutto quanto quello che sarà questo evento. Grazie mille intanto a Claudio Bozza per essere stato con noi, grazie Claudio, buon lavoro, grazie a voi. Buon lavoro anche al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, grazie, buona grazie Leopolda. A lei in questo caso, grazie a tutti per averci seguito anche per questa settimana, ci fermiamo qui e ci vediamo con Telegram lunedì. Buona serata a tutti.